Salve a tutti e benvenuti qui sui Level Step. Oggi parliamo di struttura, quindi vi faccio vedere come ho strutturato io questo brano. Praticamente potete vedere che qua c'è intro, poi c'è qua la melodia, poi c'è build up, quindi tutta la carica, poi c'è il drop, poi c'è drop 2, quindi la variazione che ho fatto, poi c'è il bridge, poi c'è la parte di nuovo melodica, poi c'è di nuovo la carica, poi c'è il drop, poi c'è l'outro e così via. Una cosa molto fondamentale, come potete vedere, ci sono questi marker. I marker ovviamente li troviamo ovunque, non solo su Ableton ma anche su FL Studio. Per creare velocemente un marker basta selezionare, che ne so, io voglio selezionare su questo punto, voglio crearlo qua, basta premere il tasto set, voglio farlo qua, set, mi sposto, voglio farlo qua, set. Poi ovviamente basta cliccare o col tasto destro e fare rinomina, se vogliamo quindi rinominare, oppure il tasto CTRL più R. Io direttamente qua posso scrivere tipo intro. Un trucchetto per andare a rinominare velocemente tutti gli altri è basta fare rinomina, quindi vado a fare intro, poi il tasto tab e vado a rimanere quello successivo, verse, e qua tipo drop. Col tasto tab mi va nel marker successivo. Per cancellare velocemente i marker non possiamo selezionarli, vedete, possiamo cliccare qua e possiamo poi cliccare su del. Questo tasto qui che vedete, dove non c'è il marker ci crea il set, quindi ci crea un nuovo marker. Quando appunto selezioniamo il marker troviamo invece il tasto del per cancellare. Questo possiamo quindi mapparlo, clic destro, edita mappatura dei tasti. Posso mettere questo tasto e poi ad esempio posso farlo, vedete, molto molto velocemente. Per appunto eliminare velocemente posso cliccare qua, ma devo poi spostare, selezionare questo, cliccare, selezionare questo, posso selezionare questo e poi col tasto cancella, vedete, me lo fa appunto in modo rapido, perché mi va a selezionare l'altro marcatore una volta che abbiamo cancellato quello selezionato. Potete fare anche edita testo info, quindi clicco qua, tipo l'intro non mi piace, magari devo sistemare qualcosa, magari non ho tempo di farlo adesso, voglio farlo magari domani, e quindi scrivo mettere più riverbero, perfetto, ok. Poi domani tipo apro il progetto e dico, ma che dovevo fare io qua nell'intro, dovevo fare qualcosa. Vado a visualizzare la barra qui sotto e poi selezionando col mouse il marcatore vedete che poi sotto mettere più riverbero, io vado a selezionare questo, ovviamente non c'è niente, però se appunto faccio edit testo di info, mettere un vocal, perfetto, seleziono qua col mouse mettere più riverbero, seleziono quest'altro marcatore mettere un vocal, vedete, e posso capire cosa andare a modificare. Questo mi aiuta tantissimo, ovviamente l'unica cosa scomoda è che è piccolissimo, quindi non si vede tanto bene. Vi ho fatto vedere come ho lavorato l'intro, come appunto ho creato questo effetto. E poi ovviamente qua faccio ad esempio, qua in questo caso non ho utilizzato diciamo una batteria, quindi il kick, lo snare, ma solamente ho messo un clap. Di solito magari inizio con dei suoni abbastanza filtrati, oppure inizio magari con una nota soltanto, e poi quando poi parto, ovviamente dopo, che ne so, dopo 8 battute, vado poi ad aggiungere tutte le altre note, la melodia e così via, quindi vado a creare una cosa che va a crescere piano piano. L'intro lo faccio non subito sparato così all'improvviso, ma piano piano vado a creare automazioni, filtri e così via. E poi vedete che qua c'è una variazione, quindi non faccio l'intro tutto così. Come vi dico sempre, cercate di non annoiare più di tanto. Poi ad esempio dopo 16 battute vado a creare un break, dove vado a creare, dove vado a mettere di solito quello che c'è nel drop, quindi vado a ricampionare tutti i midi bass e li faccio ascoltare tipo nel break, anche nel build up, per dare già un assaggio di quello che poi ascolteremo nel drop. E poi qua c'è la carica che con la batteria possiamo vedere abbiamo messo il kick che va così. Sidechain lo mettiamo bianco perché non si vede. Ecco, vedete che appunto ho creato il sidechain così. Certe volte quando magari devo fare delle cose abbastanza così veloci, vedete, e devo mettere poi il sidechain, l'impulso, allo stesso modo del kick, mi va a comprimere troppo, quindi tutti gli altri suoni non si sentono proprio. Magari io vado a creare un'automazione del mix per quanto riguarda il volume shaper. Questa qui, questa rotellina, vado a selezionarla e qua ad esempio da 100 magari io scendo magari un pochettino, perché so che in questo punto, visto che c'è tutto questo tipo di kick abbastanza veloce, vado un pochettino a fare così. Così si sentono di più tutti i synth. Ora, perché magari non ho messo il sidechain allo stesso modo del kick, proprio perché volevo evitare questa cosa abbastanza veloce. Vedete che qua è abbastanza compresso. Se io metto così, vedete, un casino. Invece se faccio così vado a regolare un pochettino appunto il dry wet. Vado a fare una cosa abbastanza graduale, una cosa abbastanza leggera. Effetti che vanno a dare carica, quindi rising, reverse, oppure metto pure un down, whips, tipo che va a dare carica.
magari uno di questo però fatto tipo il reverse, come questo ad esempio. Effetti così. Magari uno più lungo, questo che mi va a dare più carico, lo metto tipo appunto nei sample. Qui non l'ho messo perché, ripeto, se ci sono tanti suoni che magari avete messo nella batteria oppure nei synth, avete caricato abbastanza, magari non c'è bisogno più di tanto. E poi vado a mettere in loop tutti i suoni, vedete che si ripete così. Come se si blocca perché va a dare questa carica. I crash vedete che vanno così. Pam, 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 pam. Quindi intro, parte melodica, parte dove, appunto dove c'è la carica e poi ovviamente vado a dare botta sul drop. Ora attenzione perché vedo molto spesso anche dalla forma d'onda stessa che magari ascolto su SoundCloud il build up è più forte del drop oppure la strofa così via. Dovete invece fare il contrario, quindi dovete dare più potenza quando si arriva al drop. Per fare questo magari vi posso dare qualche trucchetto, ovviamente che forse già vi ho fatto vedere oppure avete visto già da qualcun altro, però o facciamo l'automazione del volume master generale oppure vado a mettere un rack che mi sono creato, ho chiamato utility pre-drop, ecco questo qua, lo vado a mettere però prima del limiter, se no va a clippare tutto. Prima del limiter, quando faccio così automaticamente mi mette meno 1, ma posso modificare, vi faccio vedere. Allora andiamo ad aprire questo rack, vedete che il volume è mappato perché così io faccio così e se ne va a meno 1, ma se faccio map gli posso dire invece di meno 1 mettimi meno 3, quindi il gain va a meno 3. Lo faccio così perché almeno direttamente io faccio automazione di questo, lo alzo tutto e già automaticamente se ne va a meno 3. Poi magari qualche trucchetto per mettere più in mono, sentiamo tutto abbastanza centrale, ma appena parte il drop sentiamo come se c'è più stereofonia rispetto a prima, ci dà questo contrasto. Ad esempio, facciamo questa automazione qua, clic destro, automazione, la vado a creare tipo su build up, vado ad alzare così, così mi viene più comodo, meno 3. Vedete che suona con un volume un po' più piano. E se il drop suonerà più forte, guardate. Magari invece di fare meno 3 potevo fare meno 2, meno 1, dipende questo dalla carica. Se appunto abbiamo messo tanti suoni, se suona più forte, allora vado a mettere meno 3, meno 2, dipende. Oppure un'altra cosa che vado a fare sempre su build up è auto filter, il mio solito rack, e gli vado a fare tipo l'automazione del high pass. Faccio sempre automazione, così vado a filtrare. Questo poi quindi mi darà più potenza per quanto riguarda le frequenze basse. Evitate soprattutto di mettere il sub nel build up. Quindi qua vedete che non ho messo il sub. O magari se mettete, che ne so, un basso abbastanza profondo, con questa automazione che ho fatto, mi va a togliere le frequenze basse, che mi aiuta appunto quando inizia il drop. Che nel prossimo video parleremo sempre di struttura. Volevo fare tutto in un unico video, ma vedo che già è abbastanza lungo. Io come al solito vi ricordo di lasciare un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto e attivate pure la campanella, così restate sempre. Sempre e comunque aggiornati. Alla prossima, ciao!